La leggenda di Orfeo è un quadro dipinto da Bonazza, da Luigi Bonazza, a Vienna nel 1905. Intorno a questo tema, l'Orfeo appunto, Bonazza costruirà nel 1913 la sua villa a Trento. Cos'è che aveva cercato a Vienna Bonazza? Bonazza cercava Klimt, in realtà a Vienna trovò molto di più di Klimt. Trovò Kusai, trovò Knopf, trovò tutto il simbolismo mitteleuropeo che si riverbera in questo dipinto. Ecco quindi che alle spalle del suonatore Tracio con la lira in mano che deriva direttamente dai pannelli di Klimt troviamo un mare in tempesta, quel mare in tempesta che Orfeo placa con il suo canto. In cambio otterrà un premio, quello di poter rivedere Euridice nell'Ade, nell'inferno. Quindi nel pannello alla mia sinistra ecco che Orfeo scende nell'Ade per recuperare questo grande amore. Ha un unico condizionamento, ha un unico divieto, non voltarsi a cercare Euridice una seconda volta, cercare lo sguardo di Euridice per una seconda volta. Lo farà e perciò gli dèi lo puniranno e quindi finirà sbranato col corpo diverso su un prato di primavera con le baccanti in fuga che hanno appena straziato il suo corpo. Ecco, questo è un tema che non casualmente Bonazza incontra a Vienna ed è un tema che coinvolge tutta la Mitteleuropa, tutto il simbolismo, tutte le esperienze figurative del fra fine 800 e inizio 900 riguarderanno proprio questo tema, riguarderanno Orfeo come cantore della poesia, dell'arte e della bellezza.